Sì, abbiamo avuto una reazione d'orgoglio nella parte finale, ma tanta confusione oggi. Ho avuto la sensazione per la prima volta di non organizzazione della mia squadra, questo mi dispiace molto, l'approccio è stato molto negativo, io devo capire il motivo perché le partite ormai cominciano a diminuire, sono tutte importanti. Nardò c'è stato superiore, nei duelli, nei singoli c'è stato superiore, ogni tanto bisogna anche ammettere la forza dell'avversario, però noi secondo me avevamo le armi per poter fare qualcosina in più, però se, durante una gara quando perdi 4-5 duelli in certe zone del campo c'è poco da fare. Speravo in un episodio che potesse girarci a nostro favore, non so se il secondo gol annullato era fuori gioco o meno, ma non cambiava la disamina della mia partita. Ho avuto come la sensazione che i miei ragazzi fossero impotenti in certe situazioni e questo non devo capire i motivi. Devo capire i motivi perché poi il Nardò fondamentalmente ha fatto un Eurogol. E non ci ha mai tirato in porta, però siamo sempre le solite, non ci tira mai in porta, non ci tirano mai in porta, ma noi. Però Intanto non si fa un punto. ho avuto la sensazione che non avevamo oggi la forza necessaria per andare a far male all'avversario. Ripeto, secondo tempo sì, meglio, siamo passati a 4, ma dopo 6-7 minuti ho cambiato perché ho avuto l'impressione che potessimo. Sganciarci Sì, qualcosa. ci sono state due o tre situazioni, se prendi il secondo gol, cioè la partita è finita. C'è stata una sbandata generale, poi ci siamo rimessi di nuovo 3-4-3, ho inserito altri giocatori, ma l'inerzia, bisogna essere obiettivi, non è mai cambiata. E vabbè, io in settimana l'avevo detto, il nostro calendario è pesante, è difficile. Oggi ho detto ai ragazzi, anche per creare un po' di autostima, che dobbiamo sentirci forti, noi oggi avevamo una panchina di giocatori, c'eravamo Chaconde, c'eravamo Palazzo, Obodo, Figliolia, ma il nome non fa il giocatore, ho detto ai ragazzi questo qui. Figliolia deve fare il Figliolia, faccio dei nomi a caso, attenzione, Palazzo deve fare il Palazzo. Il discorso è semplice, se noi guardiamo ma c'è Tizio, Caio, no. Oggi ci siamo avuti la sensazione che loro avessero qualche cosa in più, però ripeto, avevamo fatto un lavoro e avevamo le armi per almeno creare qualche problema o anche qualche insicurezza in più al Nardò. E mi è dispiaciuto che non ci siamo riusciti perché poi grandissima squadra il Nardò, però abbiamo perso per un Eurogol, con una palla che avevamo noi. È la stessa palla di domenica scorsa, noi non possiamo non avere la forza di rinviare una palla difficile in uscita, palla loro, gol. È successo quello che è successo domenica a Manfredonia, però sono arrabbiato e amareggiato. Però io devo pensare a motivare fino a quando c'è la possibilità, devo continuare a crederci, devo continuare a motivare. Devo tirar fuori ancora un qualcosa da questi ragazzi, però è bene, l'altro giorno il direttore dice dobbiamo tirar fuori tutto. Sì, ma giocatori giocano le partite, i giocatori vincono le partite, i giocatori devono, io devo avere la forza di stimolar loro di tirar fuori un qualcosa che oggi purtroppo non si è visto. I lanci lunghi in Nardò sono venuti a prenderci bene, forti su. Non era una giocata preventivata, avevamo preventivato dei cambi giochi per andare per sfruttare le corsie esterne. Partita tecnicamente giocata molto male, tecnicamente, quando la palla ce l'hai la dai sempre agli avversari, quando sbagli. Poi ripeto, c'è grande dispiacere perché la classifica è quella che è, però bisogna provarci, bisogna essere convinti. Certo, Muscatiello secondo me si è fatto male, Prinari Spunto. ti viene meno,
soluzioni sono quelle lì. Sempre meno. Lavoro, lavorare, far capire ai ragazzi, non pensare, magari qualcuno pensa di poter, se voi ci fate caso, ci sono delle situazioni, domenica Mario fa una grande partita, Coppola oggi non è stato all'altezza della situazione, nel senso che era un po' in difficoltà, ma non era preventivato, nel senso che ha fatto una grande settimana, parlo dei singoli, difficilmente parlo dei singoli, non si deve sentire qualcuno che se c'è lui o non c'è lui cambia la situazione, perché qui hanno giocato tutti, qui hanno giocato tutti, abbiamo vinto poco e perso con tutti in campo. Questo ci tengo a dirlo, ed è una situazione che io in questo momento qui non va bene. Oggi ho detto ai ragazzi, l'allenatore, tutti gli allenatori pensano per sé, io basta che vengo qui e dico, oh, potevo dire, Nardò è inferiore, è superiore a noi, che devo fare? No, io penso che noi, la nostra squadra aveva le armi per poterli mettere più in difficoltà e quindi mi sento responsabile.